Ma che bel grooves! Ma che complicato! Ma che complicato! In realtà è una cavolata, perché è un semplice linear phrases, un fraseggio lineare. Prima di spiegartelo però mi presento, io sono Steve, sono un batterista e un insegnante di batteria. Ho insegnato diversi anni a Milano, insegno in diverse scuole in Liguria, Albenga, Imperia, Sanremo e anche via Skype. E tra l'altro, oltre ad aver scritto il libro Il batterista ostinato, ho anche preparato un ebook gratuito che trovi sul mio sito stevefoglia.wordpress.com, totalmente incentrato sulla tecnica delle mani. Allora, quello che stavi sentendo prima è un semplice linear phrases mescolando due gruppi. Se non sai i gruppi linear cosa sono, ti invito a vedere un altro video che ho fatto sui linear, che troverai qui in alto da qualche parte. Quindi abbiamo un gruppo di 5 e un gruppo di 3, ok? Cosa vuol dire un gruppo di 5 e un gruppo di 3? Che abbiamo semplicemente un gruppo di 5 note e un gruppo di 3 note, ok? Per fare il gruppo di 5 note, noi cosa facciamo? Facciamo 4 colpi con le mani e uno col piede. Per fare un gruppo di 3 faremo 2 colpi di mano e uno di piede. Quindi se li mescolo diventa... Allora, quello che ho fatto adesso cos'era? Ho usato altri pezzi, non solo il rullante cassa, ma ho usato anche il campanaccio, il floor tom e il charleston, oltre a, appunto, a cassa e rullo. Quindi quello che ho fatto era... Quindi abbiamo campanaccio, charleston, campanaccio, rullante, cassa. Questo è il primo gruppo. Invece il gruppo da 3, floor, charleston, cassa. Quindi ripetiamo, il gruppo da 5 è... Il gruppo invece da 3 è... Messi insieme diventa... Facendolo in loop. Come vedrete, i linear sono veramente, secondo me, affascinanti, perché proprio è un mondo a sé, dove dei semplici gruppi ti danno già delle soluzioni e degli spunti anche, no? Ti danno proprio degli input che, ispirandoti a questi gruppi, tu puoi realizzare dei groove molto interessanti, specie se suoni funky o questa roba qua. Quindi magari se stai cercando un groove per una tua canzone e magari vuoi qualcosa di originale, qualcosa di caratteristico, pensa a come potresti eseguire quella frase musicale che hai in testa eseguendo un linear. Spero ti sia piaciuto questo video sul linear groove. Io ti invito a iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto, mettere un mi piace al video, condividerlo sul tuo profilo social se ti fa piacere, e di seguirmi sul mio canale, perché settimana prossima ci sarà un altro video sulla batteria. Ciao, alla prossima!